E salve a tutti ragazzi, qui come sempre il vostro Ara e benvenuti in questa nuova recensione. Sigla! Oh, ed eccoci qui con l'ultima delle quattro tartarughe ninja provenienti dal film del 1990, firmate NECA. Abbiamo tra noi Donatella. Devo farla assolutamente oggi, altrimenti poi me ne sarei dimenticato, avrei lasciato le tre tartarughe incomplete sul canale, non poteva succedere. Allora, ragazzi, se voleste acquistare questa tartaruga Donatello, me ne è rimasta solo una copia, potete farlo tramite il mio sito ARASEVICESHOP nella scheda di in alto oppure qui sotto in descrizione. Queste tartarughe sono andate tutte a ruba, l'unica rimasta appunto è una sola copia di Donatello. Allora, questa qui è la confezione, ragazzi, comunque fighissima. Questa è la parte frontale, tra l'altro questa tartaruga l'ho aperta in live su Twitch, in una delle mie prime live. Se non fosse iscritti al mio canale Twitch, ragazzi, vi consiglio di farlo, lo trovate qui sotto nella descrizione del video, perché è fighissimo fare live insieme a voi. Comunque, questo qui è uno dei lati, questo qui è l'altro lato, questa è la parte posteriore con anche tutte le altre tartarughe. Questa biografia, se volete leggere, potete mettere in pausa adesso. Poi abbiamo la parte superiore della confezione, la parte inferiore, ma direi di non perdere altro tempo, andiamo subito a vedere la nostra tartaruga fuori dalla confezione. Oh, ed ecco qui il nostro Donatello e tutti i suoi accessori fuori dalla confezione. Andiamo subito a vederli. Cominciamo dalle mani intercambiabili. Eccole qua, ragazzi, veramente ben fatte. Comunque, ancora differenti da tutte le altre che abbiamo visto, quindi si possono intercambiare tra le varie tartarughe. Questa è una cosa bellissima, quindi hanno dato un sacco di mani praticamente tra tutte le tartarughe che si possono utilizzare. Poi abbiamo l'immancabile pezzo di pizza, eccolo qui, quindi con le quattro tartarughe avremo quattro pezzi di pizza, veramente ben realizzato. E poi abbiamo la bandana intercambiabile, eccola qui, anche questa comunque molto ben fatta, vedete ancora anche delle sfumature. E poi c'è l'immancabile arma di Donatello, che è questo, il suo bastone, che se non erro si chiama Bo, il bastone in giapponese o cinese. Eccolo qua, ragazzi, veramente ben realizzato, con, vedete, queste corde sulla parte centrale appunto per impugnarlo. Comunque anche l'effetto legno del bastone è fatto molto bene con le sfumature. Ma adesso andiamo a vedere il nostro Donatello più nel dettaglio. Eccolo qui con questo viso a bocca chiusa, sempre comunque abbastanza serio. Guardate qua che figata, vedete, ha questa parte davanti un po' più lunga. Credo sia una caratteristica proprio di Donatello, proprio dal film, veramente ben realizzato. Poi ovviamente tutti i dettagli della tartaruga sono riportati praticamente alla perfezione, ancora una volta sembra uscita direttamente dal film, come vedete ha tutti questi puntini sparsi sulla carnagione. Abbiamo la tracolla proprio come Leonardo, solo che per questa volta serve per reggere il suo bastone. A proposito di questo, guardate, ci sono queste fantastiche, diciamo, cinghiette che sono una specie di nastrino. Io mi aspettavo che fossero in plastica morbida, invece le hanno realizzate in questo modo e devo dire che non sono affatto male. Ecco qua che il bastone si inserisce senza alcun tipo di problema. Il guscio è anche realizzato molto molto bene, questo qui intatto, non ha graffi, cose del genere, al contrario di quello di Raffaello. Guardate qui questo piccolo dettaglio anche della cintura. Poi vediamo, vabbè, i paragomiti, anche questi realizzati molto bene, le fasce marroni. E poi abbiamo le solite ginocchiere, le gambe anche ben realizzate, così come anche i piedoni. Quindi, ragazzi, la solita realizzazione impeccabile che abbiamo visto in tutte le altre tartarughe. Andiamo a vedere le articolazioni. Abbiamo la testa che può guardare all'insù molto molto bene, può guardare anche in basso benissimo, altrettanto bene. Rotazione laterale, abbiamo il movimento laterale in questo modo, rotazione qui della bandana sulla parte posteriore. Poi abbiamo il movimento, vedete, a mezzo busto, laterale anche un po' in avanti e indietro. C'è l'apertura del braccio praticamente a 90 gradi, qualcosina in meno ma proprio poco. Rotazione a 360 gradi, rotazione qui al gomito, la doppia articolazione al gomito, che comunque non è male come raggio, vedete, forzando un attimo va
oltre i 90 gradi, niente male davvero. Poi abbiamo la rotazione qui al polso, il piegamento al polso, e per quanto riguarda le gambe abbiamo il piegamento in avanti fino qui, il piegamento all'indietro invece è limitato comunque dal guscio, c'è l'apertura laterale in questo modo qui con un raggio, niente male davvero, c'è rotazione alla parte superiore, abbiamo il piegamento doppio qui al ginocchio, anche questo niente male, c'è anche un minimo, vedete, di rotazione qui al ginocchio, poi abbiamo il piegamento del piede in su, il piegamento del piede in giù e la rotazione laterale della caviglia in questo modo. E ora ragazzi andiamo a misurare l'altezza di questa figure, siamo praticamente sui 16 cm spaccati, quindi 6 pollici e mezzo. Eccola qui a confronto per esempio con il Batman Mezco, in scala perfetta assolutamente, e anche con il Goku Super Saiyan Blue e 6 figure, se anche questi due non stanno male tra di loro in scala. Ed eccola qui a confronto con lo Spider-Man 2099 Marvel Legends e con il mitico Monnezza Spider-Man. Ed eccolo qui girellare in allegria sulla mitica basetta rotante, questo vuol dire che è arrivato il tanto atteso momento dei voti, ma come per tutte le altre tartarughe ragazzi è inutile dare i voti singoli a questa figure perché è assolutamente una figure da 10 pieno e lo confermo ancora una volta, queste quattro tartarughe Nega direttamente dal film sono un vero e proprio capolavoro. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo Donatello con un commento qui sotto, lasciate il like se questo video vi è piaciuto e se volete aiutarmi potete anche condividerlo. Vi ricordo un'ultima volta che in descrizione trovate anche il mio canale Twitch se volete seguire le mie live, e nella scheda lì in alto trovate naturalmente il mio negozio di action figure se volete acquistare questo Donatello oppure tante altre action figure. Detto questo, grazie a tutti per la visione, noi ci vediamo alla prossima, ciao da Ara e collezionate sempre. La 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 la